nostro canale L'Arte di Romy. Andiamo a scoprire che cosa realizzeremo oggi. E allora, come il genio della lampada, strofina strofina, eccola qui, una bellissima farfallina, bellissima ma soprattutto facilissima da realizzare. Ho utilizzato questi due pennelli, un pennello angolare piatto e un pennello sottile sottile numero 1 o 2, anche va benissimo. Vado a realizzare per prima cosa la struttura delle ali. Ho utilizzato uno split cake nelle tonalità del fucsia e dell'arancio, che a me piacciono molto, e per creare appunto le mie ali. In questo caso, per facilitare ancora di più la realizzazione della farfalla, l'ho creata in modo laterale, quindi farò l'ala superiore e l'ala inferiore. Dopodiché, con il pennellino appunto sottile sottile, vado a creare il corpicino e le antenne, e poi sempre con lo stesso pennellino sottile sottile vado a scontornare tutte le mie alucce. Mi raccomando, il colore che utilizzate per fare il corpicino e il contorno deve essere un contrasto rispetto al colore dell'ala. Quindi, siccome io in questo caso ho messo due colori abbastanza accesi, quindi il fucsia e l'arancio, sono andata a creare un contrasto con un colore nero, ma voi potrete utilizzare tranquillamente o un bordeaux più scuro o anche un blu, oppure se fate una farfalla in blu, chiaramente vado a fare il contorno con il chiaro. Questo per creare sempre dei giochi di luce all'interno dei nostri disegni. Quindi, a questo punto, dopo che ho realizzato tutto il contorno della mia farfallina, vado a creare delle piccole decorazioni all'interno proprio dell'ala. Non ci sono delle regole fisse, ma dobbiamo soltanto sprigionare la nostra fantasia. Io adesso ho fatto delle piccole venature all'interno. Chiaramente siamo in una farfalla cartoon, quindi non vi preoccupate, potete fare qualsiasi cosa perché la vostra fantasia sicuramente è molto molto creativa. Dopo aver fatto all'interno delle ali delle piccole venature, ho pensato di dare un po' di luce alla mia farfallina, e sempre con un pennellino sottile, sempre numero 1 o 2, punta tonda, e vado a realizzare dei piccoli punti luce proprio lì dove la luce non c'è, quindi nelle parti più scure, quindi dei piccoli puntini uno vicino all'altro per creare dei movimenti, dei giochi di luce sulla nostra farfalla. Proprio sempre per creare un contrasto, li posso mettere anche all'interno della nostra farfallina facendo delle linee sottili che seguono le linee del decoro interno, per poi farle anche lungo tutto il contorno. Ora, per non lasciare la nostra farfallina da sola proprio sul braccio, oppure magari la possiamo realizzare qui sulla guancia di una bimba, vado a decorarlo un pochino con degli svircoli. Io l'ho fatto sempre con il colore bianco perché così risalta maggiormente. E poi il tocco di magia, un po' di glitter sopra, uno strass che potete applicare proprio al posto della testolina, e la nostra farfalla è prontissima e bellissima. Ricordo che se questo video vi piace, fatecelo sapere con un bel pollice in su. E poi non dimenticate di attivare la campanellina dopo esservi iscritti al nostro canale. Seguite L'Arte di Romy, perché ci saranno tanti tanti video, tutti dedicati al mondo del painting, per scoprire tecniche nuove, curiosità. E poi, se volete commentare con una vostra foto e avere dei consigli, scrivetelo, perché noi vi risponderemo e andremo a approfondire magari quei scalini che non riuscite ad affrontare. Spero che questo lavoro vi piaccia, ci vediamo al prossimo video. L'Arte di Romy. Ciao!